orologi che cambiano col tempo, perché la moda esisteva anche nell'antichità, le signore e le imperatrici in particolare volevano essere riconosciute attraverso la loro acconciatura, tant'è vero che noi oggi siamo in grado di datare le sculture proprio sulla base di come erano abbigliate, di come erano acconciate. Entrate al Museo Archeologico Nazionale delle Marche e scoprirete che trucco e parrucco, dalla preistoria alla romanità, definivano lo status sociale e le mode, altro che oggi, contraddistinsero epoche e mutare di potere, con pettinature sempre più elaborate, riccioli, chignon, trecce e treccine, raffinati e scomodissimi, fermatrecce, specchietti di bronzo, spilloni, gioielli d'ogni tipo e sedute estenuanti delle signore nelle mani delle acconciatrici. Dalla formosa Venere di Frassassi ai riccioli a cavatappo dell'età tardo repubblicana, all'Ottavia, alla treccia che partiva dalla fronte, fino a 200 anni dopo, lo chignon sempre più piatto. Obbligatorio per le nobili seguire le imperatrici come Agrippina Minore, madre di Nerone, il ritratto proveniente da Cingolum. Una pettinatura che lei stessa, diciamo, mise in voga, con questi riccioli intorno alla fronte e poi invece uno chignon molto basso, praticamente appoggiato sul collo. La vanità femminile è sempre andata di pari passo a quella maschile. Guardate che ricciolini piacevano ad Augusto e che dunque dovettero piacere ai suoi sudditi. Quale acconciatura avrebbe scelto? Forse quelle più classiche che sono tornate in auge in età adrianea con l'imperatrice Sabina, la moglie di Adriano, che era abbastanza sobria nelle scelte.